Sud è completamente martoriato dal punto di vista ambientale da questa politica, che è una politica europea. Io pensavo che fosse una cosa malsana dovuta all'incapacità, all'ignoranza, all'interesse locale. Non è così. I grossi centri che decidono che noi dobbiamo essere poveri, perché quando siamo poveri siamo ricattabili, e quando siamo ricattabili siamo deboli, e quando siamo deboli tu sei costretto ad accettare queste cose, perché andranno al comune e diranno: ti do questa compensazione di pochi spiccioli, tu la puoi accettare oppure no? Bravo. Loro l'accettano, bravo, perché non hanno nulla da fare, non hanno null'altro da fare, e la ricaduta è che noi ci prendiamo i tumori, che noi ci prendiamo la sclerosi laterale amiotrofica, noi ci prendiamo tutte le malattie che fanno ancora, alimentano questo circolo vizioso che loro hanno creato, perché attraverso la sanità, di cui prima si parlava, l'80% dei bilanci regionali sono in sanità e quindi anche quello nazionale, perché attraverso la sanità loro fanno clientela. Io sono un fisico medico, lavoro in queste cose, le vedo dove stanno gli sprechi, dove sta la clientela, vedo la politica come agisce nelle nostre cose. E sono arrivato alla conclusione, come tutti noi dobbiamo sapere, alla conclusione che certe scelte sono scelte prese in Europa. Il piano energetico, ad esempio, dell'Europa intera è ancora fondato sulle energie fossili, il petrolio, il carbone. Il 92% dell'alimentazione energetica è di Europa, e quindi tutto il sistema, i trasporti, tutto quanto dipende ancora da queste energie antiche, superate. Non si è fatto un discorso di innovazione che porterebbe lavoro dovunque, che potrebbe essere un discorso di innovazione compatibile con la nostra vocazione locale, cioè le piccole e medie imprese, il cibo buono, le tradizioni, quello che è veramente quello che caratterizza i nostri posti, la Puglia, la Basilicata, la Campania, la Calabria, tutti hanno una specificità, delle ricchezze che però non possono essere valorizzate, proprio perché si è deciso che in questa terra quello che si vuole fare è estrarre il petrolio, fare dei depositi di rifiuti radioattivi, dei depositi di rifiuti tossici. Si è deciso che questo popolo deve essere un popolo povero, perché deve essere sfruttato, e noi lo paghiamo in termini di emigrazione, e non ci rendiamo neanche, forse pensiamo addirittura di essere capaci, di essere un popolo non capace di affrontare le sfide della vita. Invece non è così, hanno deciso esattamente questo per noi. Allora, noi abbiamo intenzione di andare a fermare questo schifo, abbiamo intenzione, come si diceva prima, vogliamo difendere la nostra terra, vogliamo difendere i nostri figli. I miei figli mangiano, ho due figli, mangiano e bevono metalli pesanti tutti i giorni. Io mi sono rotto le palle, se lo volete sapere, mi sono proprio rotto le palle di tutto questo, perché io lo so a che rischi andiamo incontro, io lo so perché lo studio, è il mio mestiere, e queste cose le vedo tutti i giorni. Vedo come crescono i tumori e vedo come il sistema è commissionato rispetto a questo, che i registri tumori non certificano quello che succede, che c'è un sistema che si autodifende, è tutto un sistema.